Storytime, Evoluzione Radio. Buongiorno amici di Storytime, sono Veronica e sono qui con Emanuele che ci parlerà della sua professione. Ma prima, come sempre, vi ricordo che se volete ci potete trovare su tutti i social come Storytime Ufficiale. Buongiorno Emanuele. Buongiorno, buongiorno a tutti. È un piacere averti qui. Allora, tu sei un fotografo e hai un tuo studio fotografico, un tuo laboratorio. Quindi raccontaci un attimo, come è nato questo laboratorio? Allora, sì, è un laboratorio che è nato, in realtà è stato pensato a fine del 2019. Io prima lavoravo come un commesso in un centro commerciale. Wow, complimenti. E vabbè, la fotografia è sempre stata una grandissima passione che ho coltivato da autodidatta, non ho mai fatto corsi, mai fatto niente. E a inizio del 2020, purtroppo non sapendo quello sì, che... Sì, esatto, sei stato un po' pazzo, devo dire, sì. Però la pazzia ci piace. Quello che purtroppo non potevo prevedere, ho deciso di licenziarmi dal mio vecchio lavoro e iniziare questa, diciamo, avventura. Inaugurando lo studio, purtroppo con tanti mesi di ritardo, perché ho fatto la primissima inaugurazione il 5 di luglio. L'ultima voltura per le varie bollette l'ho fatta l'8 di marzo, che è stato il giorno in cui ci hanno chiuso completamente. Mio compleanno. Io il 10 di marzo, quindi due giorni dopo. Ho avuto una bellissima sorpresa. Un bellissimo anno per compiere, esatto, gli anni. Beh, comunque, allora intanto ti faccio i complimenti per il coraggio che hai avuto. A me piacciono da morire le storie così, quando grazie, la gente riesce veramente a fare, molla tutto e riesce a fare un lavoro che lo appassiona veramente, ti giuro, mi fa venire i brividi questa cosa. E intanto assolutamente complimenti per le foto. Chi sta ascoltando non può vedere, ma io le sto vedendo con i miei occhi, sono veramente bellissime. E cioè, per essere un autodidatta, veramente complimenti, perché conosco gente che ha studiato, che fa foto, che non fa foto così belle. Sì, secondo me la fotografia non è un'arte che bisogna studiare, o meglio, si devono studiare le basi. La tecnica, le basi, però, le regole, dopo bisogna dimenticarle completamente. Devi avere quella cosa in più. Sì, sicuramente il fattore wow, tra virgolette, lo devi, sì, avere. E anche se si studia, ma dopo si devono un po' dimenticare le regole che si hanno studiato e andare di cuore. Certo, assolutamente. Tra l'altro tu utilizzi una tecnica particolare di stampa che si chiama fine art. Sì, il laboratorio è sia un laboratorio fotografico, quindi si effettuano dei servizi fotografici, c'è un mini studio. Io lo chiamo laboratorio perché non lo voglio chiamare negozio, in quanto voglio affrontare la fotografia a 360 gradi, infatti sia per quanto riguarda la fotografia classica, i servizi quelli canonici, quindi ritratto, matrimoni, anche le semplici fototessere. Mm-hmm. In realtà ho anche una sezione di stampa che sono molto incline alla stampa fine art, perché secondo me è una stampa di maggiore qualità, certo, e ho voluto puntare anche soprattutto a questo tipo di stampa. È una stampa che non è canonica, infatti si utilizzano carte molto più pregiate, ha una qualità superiore sia come sfumature di colori, mm-hmm, ma anche come la nitidezza stessa. Certo, si vede proprio che è una qualità completamente differente di carta. Si utilizzano tante tipologie di carte, io ne ho 12 disponibili in negozio, molte sono sia carte opache, quindi 100% cotone, ma anche lucido, semilucide. Belle, molto, molto belle. Sinceramente non so neanche cosa dirti, perché mi piacciono veramente tanto. grazie sono mille. Sono un pochettino senza parole. Grazie mille. Quindi raccontaci ancora del tuo laboratorio e dei servizi che offrite nello specifico. Allora, come tipologia di servizi, come ho detto prima, si fa fotografia a 360 gradi, sia il reparto fotografia canonica, quindi classici servizi, la stampa sia tradizionale e anche fine art, e adesso che il momento lo permette, quindi c'è un attimino meno di restrizioni per quanto riguarda il Covid, si vorrà fare anche workshop e corsi,
quindi sia io, essendo specializzato in ritratto, farò corsi di ritratto, ma anche corsi base di fotografia, quindi si farà anche un'introduzione per quanto riguarda la fotografia per tutti quelli che vogliono provare a cimentarsi in questa bellissima passione. Quindi sai già quando magari questi workshop verranno fatti? C'è una data? Allora, c'è in previsione il corso base di fotografia in collaborazione con un altro negozio di fotografia di Bergamo, che è in partenza il 21 di giugno, quindi questo martedì. Brevissimo. Esatto, mentre invece per i corsi di ritratto si vuole aspettare la fine dell'estate, verso settembre, quindi partire comunque già dopo l'estate. Beh, certo, iniziare adesso avrebbe poco senso, ormai semplicemente l'estate. Sì, l'estate perché non ci è il sono periodo proprio giusto. Persone. Esatto, ma allora vuoi svelarci qualche segreto per fare delle belle foto? È una bella domanda. Il segreto, secondo me, a fotografia bisogna aver passione, soprattutto per quanto riguarda il ritratto, perché gli altri generi non li faccio, quindi io parlo per quanto riguarda certo. Il ritratto. Il ritratto è in primis, secondo ovviamente il mio punto di vista, è empatia con il soggetto, cercare di entrare il più possibile in empatia con il soggetto. È io vero. Io prima di prendere in mano la macchina fotografica, come minimo passo un'ora e mezza a parlare con il soggetto mentre viene truccato, perché ho sempre una make-up artist che fa trucco e parrucco, e quindi si entra, o meglio, si cerca di entrare in empatia con il soggetto per sviluppare. Perché i miei, o meglio, la mia tipologia di ritratto viene definita da tanti come un ritratto di tipo emotivo. Quindi è molto più, si entra molto più a contatto con la persona. È vero, ma poi si vede proprio nelle foto. Questa cosa io ogni tanto poso, come ti ho detto, e questa cosa, se c'è veramente una relazione tra chi scatta e chi posa, poi dopo traspare tutta. Sì. Io, è una cosa che non è così scontata quello che fai, perché io conosco gente che scatta, ma nel momento della preparazione zero, non c'è niente, ci si incontra solo sul momento e via, si fa. Le cose vengono belle, ok, però manca veramente quella cosa. Quel fattore in più, sì, esatto. Che cambia completamente anche la visione della fotografia. Lo si vede dagli sguardi, si vede, che sono, esatto, quello che sono diversi. Dire. E poi, secondo me, lo si percepisce, se hai ovviamente un minimo di emotività, lo si certo. Percepisce e si ha comunque uno scambio di emozioni con ovviamente il fotografo e il soggetto molto più cioè a un livello molto più alto rispetto alla classica foto fatta così al volo, ecco. Certo, anche perché poi si crea un clima comunque familiare, diciamo, e si lavora anche meglio. Esatto, io ho tuttora rapporti di amicizia con le ragazze che ho scattato, e addirittura in molti casi vengono tra virgolette aiutate a superare magari dei traumi o delle difficoltà, perché si raggiunge un livello di intimità che è certo. Talmente alto che in certi casi addirittura ho avuto delle esperienze in cui le ragazze hanno iniziato a piangere, ma non perché le frustavo. No, certo, perché ma si sentivano si sono liberate sicure. Di un peso, esatto, si sono liberate di un peso. Molto bella questa cosa, veramente. Infatti, secondo me, il ritratto è uno dei generi che possono essere inseriti tranquillamente nella fototerapia. Certo, assolutamente. Fatto così come lo fai tu, sì. Sì, ovviamente. Per dopo, addirittura certe ragazze, purtroppo per casi di bulimia, anoressia, si vedono in determinati modi, certo. Sicuramente non bene, e tramite una fotografia fatta con determinati canoni e determinate anche visioni, con un rispetto altissimo per il soggetto che hai davanti, si riescono anche a, non dico a curare, però a cercare di migliorare queste problematiche, che sono sicuramente molto 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 difficili, certo. E complicate. Assolutamente. Allora, Emanuele, vuoi ricordarci i tuoi contatti, così veniamo a dare un occhio alle tue fotografie, appunto voi che ascoltate, andate a dare un occhio perché sono molto belle. Sì, allora mi trovate sia su Facebook che su Instagram come Cassina Fine Art, tutto insieme, che è il nome del negozio, del laboratorio. E l'indirizzo è via Montenegrone 2C a Scanzo Rosciate, Bergamo.
Ah, ok, perfetto. Quindi poi anche i social, Cassina Fine Art. Esatto, e anche il sito è www.cassinafineart.com, esatto, se volete vedere alcune, diciamo, i servizi. Grazie mille Emanuele per essere stato qui con noi, complimenti per quello che fai. Grazie a voi, grazie mille. È stato un piacere. Anche per me. Amici di Storytime, anche questa intervista è finita, rimanete connessi per altre storie. Storytime, Evoluzione Radio.